L'amministrazione Roberti potrà contare sul governo amico a Roma, sicuramente un bene per il Molise. Quello della cosiddetta filiera istituzionale è l'aspetto che da Venafro il sindaco Alfredo Ricci ha rimarcato già nella serata di ieri, mentre con la vittoria del centrodestra ormai certa era in pieno svolgimento il conteggio delle preferenze dei singoli candidati. Mi auguro che nei prossimi anni il fatto che ci sia una filiera istituzionale che oggi con questo risultato si chiude possa aiutarci. Io credo che sia così, perché ho visto già in questi primi mesi di governo una differenza importante da amministratore locale nell'avere a Roma nel governo un riferimento importante con la delegazione parlamentare, tutti e quattro i nostri parlamentari impegnati in prima linea per la difesa del Molise. Oggi confermare questa filiera che da un po' di mesi a questa parte c'era, però ovviamente è diverso quando la filiera ha un orizzonte temporale lungo, credo che sia utile e importante, ma è indispensabile, perché io credo che i veri problemi del Molise si risolvano non tanto a Campobasso quanto a Roma, perché finché non ci mettiamo in testa che i parametri numerici non possono essere applicati ad una regione particolare come il Molise, noi saremo sempre penalizzati. Allora la vera sfida di tutti i livelli istituzionali, nazionale, regionale, e noi come livelli locali siamo a dare il supporto ed essere da pungolo, è appunto superare questa logica dei numeri che altrimenti ci vedrà sempre perdenti. E su questo sono fiducioso di poter avere degli interlocutori importanti a Roma, grazie anche al presidente Roberti, che i problemi del territorio li ha vissuti in questi anni e li saprà portare avanti col sostegno di tutti i sindaci di questa regione. Ultima domanda, da Roma a Venafro. Qui ci sono 13 candidati consiglieri per una poltrona a Palazzo da Immo, a parte Stefania Passarelli, per gli altri sta andando meno bene. Un suo giudizio su questo? Ma vedremo i numeri finali. Noi abbiamo un dato forte, che è quello di Marco Valvona, che è risultato essere primo eletto su Venafro. È un dato molto molto incoraggiante, sintomo di un sostegno forte da parte dei cittadini. Ci sono altri candidati che probabilmente hanno giocato un po' a far disperdere i voti senza rendersene conto. Vedremo i risultati finali quando andremo a leggere le graduatorie di tutte le liste, di tutti i candidati. È chiaro che la dispersione dei voti non sempre aiuta, qualche volta qualche ambizione di meno da parte di qualche candidato che poi i risultati non li porta, per cercare di marciare uniti forse fa bene, perché poi mettersi al bavero della giacca la medaglia di qualche manciata di voti non so a cosa possa servire in politica, rispetto invece ad un dato che poi dovrebbe vedere tutti uniti nella difesa del nostro territorio e anche della città di Venafro.